Ciao a tutti raga, benvenuti in questa nuova puntata di Come andare veloci in bici. Oggi parliamo del quarto pilastro per formulare un piano di allenamento, ovvero parliamo appunto del piano di allenamento, cioè non potete andare veloci in bici se lasciate tutto al caso. Avrete bisogno di un piano di allenamento costruito da un preparatore o anche da voi stessi, purché sia fatto con logica, buonsenso e con, diciamo, delle basi fisiologiche, sportive, scientifiche, perché se lasciate tutta all'improvvisazione andrete sì in bicicletta, pedalerete, vi divertirete, ma non riuscirete mai a migliorare. Molti ciclisti scaricano piani di allenamento dal web, altri ancora trascrivono gli allenamenti che trovano su delle riviste specializzate, ma la miglior cosa da fare è quella di affidarsi a un bravo preparatore che vi conosca, che impari a capire quali sono le vostre peculiarità, le vostre esigenze e le vostre aspettative. Sulla base di questi punti, il preparatore dovrà crearvi un vostro piano di allenamento. Una volta fatto questo, ovviamente il grosso spetterà a voi. Voi dovrete seguire il piano di allenamento alla lettera in modo metodico, costante e intelligente. La cosa importante sarebbe anche quella di rinnovare, aggiornare, rimodulare tutto il piano di allenamento. Ecco quindi che entra in gioco la figura del preparatore e dell'allenatore. È sempre bene farsi seguire da una figura specifica e preparata piuttosto che scaricare dal web le tabelle o trascriverle da una rivista specializzata. Questo perché? Perché magari le vostre aspettative possono cambiare nel corso della stagione, potrete migliorare notevolmente o peggiorare, allora in questi casi bisogna ritoccare il piano di allenamento. Quindi ragazzi, il piano di allenamento può subire delle modifiche, anzi dovrebbe seguire delle modifiche, in modo da seguirvi passo passo nella vostra evoluzione sportiva e ciclistica. Quando si crea un piano di allenamento, il preparatore deve sempre sapere il punto di partenza dell'atleta, farlo viaggiare nel tempo, magari facendolo anche crescere, per poi portarlo al suo obiettivo. Ovviamente è difficile trovare la finestra di massimo rendimento per quel periodo e far rendere al meglio l'atleta durante il suo top, il suo target, il suo obiettivo. È difficile. Molti preparatori, diciamo così, ci riescono, altri meno, perché non dipende soltanto dal preparatore, dipende anche dall'atleta. Il preparatore però deve fare anche delle domande al ciclista chiedendo che cosa vuoi ottenere da questo piano di allenamento, dove vuoi arrivare, quali sono i tuoi obiettivi, i tuoi traguardi o i tuoi desideri. Quindi ragazzi, come vedete, il piano di allenamento non può mai andare in modo asincrono a quello che è la preparazione di un preparatore. Il preparatore e l'atleta devono viaggiare a braccetto lungo un percorso lungo, difficile e faticoso che lo porterà all'obiettivo. Più il rapporto tra ciclista e allenatore è sincero e trasparente, più il viaggio che lo porterà al compimento del suo obiettivo sarà veloce ed efficace. Quindi ragazzi, non lasciate mai niente al caso, affidatevi ad un buon piano di allenamento, meglio se questo piano di allenamento ve lo fa un preparatore fidato di cui avete stima e fiducia. Bene ragazzi, questo è il quarto punto per una buona stagione, per un buon piano di allenamento. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto in descrizione, come vi allenate, che tipo di allenamento seguite, chi vi segue. E come sempre vi auguro buon allenamento, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!